I cittadini possono essere tranquilli che io terrò fede ai miei doveri costituzionali. Il capo dello Stato arriva accoppito per l'anniversario delle Fiamme Gialle, da cerimoniale passa in rassegna i finanzieri schierati, poco dopo va a piedi e punta i giornalisti. Le intercettazioni tra il consigliere giuridico del Quirinale D'Ambrosio e l'ex ministro dell'Interno Mancino sull'inchiesta di Palermo a proposito della trattativa Stato-Mafia degli anni 90 colpisce il suo entourage. Tra le righe si suppone un interessamento del Colle per salvare dall'indagine lo stesso Mancino. Gli ultimi giorni si è alimentata una campagna di insinuazioni e sospetti nei confronti del Presidente della Repubblica e dei suoi collaboratori, una campagna costruita sul nulla. Si sono riempite pagine di alcuni quotidiani con le conversazioni telefoniche intercettate in ordine alle indagini giudiziarie in corso sugli anni della più sanguinosa strage di mafia. L'attacco alla stampa è duro, il ministro Cancellieri è al fianco del Quirinale. Assolutamente confermabile, siamo perfettamente d'accordo. È lecito intercettare il Quirinale? Ma guardi, io non entrerei su un messaggio di questo genere, io credo che il Quirinale sia al di sopra di ogni qualunque sospetto. Sulle intercettazioni bisogna agire con largo consenso, dice ancora il capo dello Stato, proprio nel momento in cui quella che ha definito la campagna di sospetti costruita sul nulla si potrebbe arricchire di telefonate intercettate tra lo stesso capo dello Stato e Nicola Mancino. Gianluca Semprini, Sky TG24, Coppito, L'Aquila.